Buonasera, benvenuti in Arcadia, cioè in Angelica, che oggi vedo numerosi come sempre quest'anno e quindi insomma fa particolarmente piacere. Benvenuti. Oggi abbiamo un ospite a noi particolarmente cara, Giulia Hailston, che è la nostra socia col nome di Nerinda Ciparissia. Tra l'altro mi ricordava che lei ha la cittadinanza italiana, quindi dovrebbe passare da questa categoria dei soci stranieri a quella dei soci corrispondenti. Ora vedremo un po' se possiamo fare questo spostamento. Comunque, insomma, per noi è un piacere grandissimo oggi ospitarla e io la conoscete tutti perché, insomma, vive a Roma da quando era all'università, ma insomma, vi dico due parole per rinfrescarvi la memoria sui suoi studi. Insomma, il focus delle sue ricerche è le intersezioni tra storia e letteratura nell'Italia del Rinascimento. E si occupa in particolare di studi di genere ed ha studiato in questa prospettiva autori, insomma, i cui nomi non ho bisogno di commento, da Leon Battista Alberti a Castiglione, Ariosto, Machiavelli, e più recentemente, diciamo negli ultimi 10 anni, si sta occupando di Tullia d'Aragona. Ha curato la pubblicazione di raccolte di studi che sono state negli anni, insomma, importanti nell'ambito degli studi di genere, insomma, gli studi di genere poi specificamente applicati al Rinascimento italiano. Vi ricorderò una raccolta ormai del 96, Gendered Contexts, New Perspectives in Italian Cultural Studies. E poi una raccolta invece del 2010, The Body in Early Modern Italy. E da ultimo una raccolta uscita nel 2014 per i Tatti Studies, Gender in Early Modern Rome. E appunto negli ultimi anni i suoi interessi si sono andati focalizzando su Tullia d'Aragona, che poi è l'argomento, insomma, personaggio che entrerà oggi nella sua conferenza. Di Tullia d'Aragona ha già pubblicato un'edizione con traduzione inglese delle poesie e delle lettere, e ha pubblicato anche la voce del biografico su Tullia d'Aragona, insomma, che poi per noi rimangono sempre un punto di riferimento. Cioè, quando si fa la voce del biografico vuol dire che si è il punto di riferimento per quel personaggio, spesso anche per quell'ambito, e ha scritto un importante articolo sull'attribuzione del Meschino, appunto, l'opera di cui ci parla oggi, e sempre appunto su questa figura ha in progetto un'edizione con traduzione del Meschino, appunto, e una biografia intellettuale di Tullia che si intitolerà, appunto, mi ha detto che ci sta lavorando, The Thorny Laurel, Tullia d'Aragona as Woman of Letters. E voglio segnalare anche, diciamo, una prospettiva più ampia, una raccolta di saggi che lei sta curando sulle donne lettrici nell'Italia, in early modern Italy, insomma, noi diremmo nell'Italia del Rinascimento. E poi ecco una cosa che tutti conoscono, ora passando dalle pubblicazioni all'attività organizzativa di convegni, seminari, incontri, sono le Early Modern Rome Conferences, questo appuntamento triennale che va avanti da quanto? Siete arrivati A un quarto abbiamo completato il quarto. alla quarta puntata e Paola che. è qui presente, che è Ah lì. già, sì, la coordinatrice, bene, la salutiamo. E che insomma, non solo per chi si occupa del Rinascimento, è ormai un appuntamento fondamentale, ecco, nel panorama degli studi sulla letteratura romana di età moderna. E per quello che riguarda il suo cursus honorum, segnalerò soltanto che è stata borsista ai Tatti, è stata borsista a Villa Spellman, quindi diciamo sul versante italiano, e poi è stata borsista all'Institute for Advanced Studies all'Università di Princeton. Dovrei pure ricordare che si è laureata alla Sapienza, ma forse non lo faccio perché qualcuno potrebbe accusarmi di campanilismo, ma ve lo dico per farvi capire appunto quanto sia radicata nella nostra cultura, perché tutti ti vedono qui da sempre, però forse non tutti sanno che ti sei addirittura laureata qui a Roma.
E va bene, oggi insegna, è professor of Italian alla sede romana della Loyola University of Chicago, che porta il nome di questo gesuita che poi insomma lasciò l'ordine e deve essere poi diventato un benefattore degli studi di letteratura, John Felice, al John Felice Rome Center, quindi. Detto ciò, le cedo la parola ricordandovi che oggi ci parla di Guerino il Meschino da Andrea Barberino a Tullia d'Aragona, appunto. La ringrazio di nuovo per essere qui e ci apprestiamo ad ascoltarla. Bene, grazie mille. Vorrei ringraziare appunto Maurizio Campanelli e Pietro Peterutti Pellegrino per l'invito che mi fa molto onore, sono molto commossa. E ringrazio anche Luca Marcozzi che mi aveva invitato a parlare di questo argomento o di un qualsiasi argomento. Io ho scelto questo, che mi ha dato la possibilità un anno fa di cominciare a scrivere in italiano, che è una fatica terribile. E poi anche dalla mia amica Carla Gabrielli, che forse mi fa fare non una terribile brutta figura a livello linguistico, a livello di contenuto invece sono io responsabile, quindi. Bene. Forse negli ultimi decenni la stella dell'eroe Guerrino sta tramontando a favore dei supereroi nati dai videogiochi o dai romanzi ridotti in serie televisive, ma la storia culturale italiana rivela che questo personaggio ebbe un notevole successo nel corso dei secoli, particolarmente nel Novecento. A partire dalla fondazione del giornale sportivo più antico del mondo, il Guerin Sportivo del 1912, all'adattamento per bambini di Louise Steiner Stabarin del 1934, al film di Pietro Francischi del 1952, nonostante il suo notevole stravolgimento della trama, alle puntate di Paperin Meschino su Topolino e quelli sul Corriere dei Piccoli del 58 e 59. E infine, nel 1993, alla fiaba cavalleresca che Gesualdo Bufalino pubblicò su Il Meschino. Un personaggio totalmente inventato da Andrea da Barberino, anche se legato ad una genealogia carolingia preesistente. Oggi parleremo non solo dell'eroe e di come viene rappresentato nelle opere di Andrea da Barberino e di Tullia d'Aragona, ma anche delle differenze generali e specifiche fra i due testi. Entrambi, quello in prosa di Andrea e quello poetica di Tullia, contengono dei topoi tipici dell'epica. Una quête che porta l'eroe ad affrontare molte avventure che gli permettono di dimostrare il suo coraggio, il valore marziale e la capacità di resistere alle tentazioni che spesso si manifestano sotto spoglie femminili. Tra i vari viaggi che intraprende, l'eroe scende addirittura negli inferi e gode in alcuni momenti dei benefici della magia e della profezia. Infine fonda una nuova nazione attraverso il matrimonio e la procreazione. Oltre all'aspetto formale della trasposizione in ottava rima di un testo originariamente scritto in prosa, il testo di Tullia si differenzia dalla sua fonte soprattutto in due aree tematiche: il trattamento delle figure femminili e della religione. Le aggiunte religiose saranno l'argomento principale di oggi. Prima però due parole su Andrea, che era, come il suo eroe Guerrino, molto popolare ai suoi tempi, sia come autore che come canterino. Nato intorno al 1370, lavorava e viveva a Firenze e tra le sue opere, tutte in prosa e in lingua toscana, contiamo, per dare solo alcuni esempi, I Reali di Francia, L'Aspromonte, Le Storie Nermonesi, La storia di Aiolfo del Barbicone, oltre al suo testo tardivo, Il Guerin Meschino.
composto intorno al 1420. Andrea morì tra il 1431 e il 1433. Oggigiorno si può leggere il Guerin Meschino nell'edizione critica curato da Mauro Cursietti e pubblicato da Antenore nel 2005. Cursietti basava il suo allestimento su 17 manoscritti e per quanto riguarda la diffusione successiva stampa, Cursietti elenca 12 incunaboli. Il primo risale al 1473. 16 cinquecentine e numerose traduzioni, tra cui due nel Cinquecento, una in castigliano del 1512 di Alonso Hernández Alemán ed una in francese del 1530 di Jean Bouchemer. Quindi il Guerin Meschino ebbe una notevole circolazione e grande popolarità. Oggi, per convenienza, cito dall'edizione di Cursietti. Prima di entrare nel vivo della relazione di oggi, vorrei darvi qualche informazione su Tullia d'Aragona. Nacque tra il 1501 e il 1504 a Roma, ma in giovane età si trasferì con la madre a Siena, dove venne istruita, probabilmente grazie alla famiglia dei nobili senesi Orlandini, una parentela acquisita grazie al matrimonio della madre con uno di loro. Nonostante l'adolescenza più o meno agiata, nei primi anni venti del Cinquecento le due donne tornarono a Roma, dove Tullia debuttò come cortigiana, creando un rapporto importante con il facoltoso ed erudito banchiere fiorentino Filippo Strozzi. Un rapporto che durò fino alla morte di lui per suicidio nella fortezza d'Abbasso a Firenze nel dicembre 1538. Durante gli anni 30, le capacità artistiche ed intellettuali di Tullia cominciavano ad essere riconosciute da poeti e politici importanti della penisola, tra i quali Giulio Camillo, Ludovico Martelli, Ercole Bentivoglio, Bernardo Tasso, Girolamo Muzio, il cardinale Ippolito dei Medici e Jacopo Nardi, oltre a diversi altri. Ma la trasformazione di Tullia cortigiana in Tullia scrittrice avviene dopo la morte di Strozzi, durante gli anni 40 del Cinquecento. Pubblicò con il prestigioso editore Gabriele Giolito a Venezia due opere nel 1547. La prima, credo, Il dialogo dell'infinità di amore. Rime. Pubblicò la prima e poi la sua antologia corale, Rime. Ah. Che non si vede lei. Devo fare share screen? Sì, sì.
Grazie. Scusate il disturbo. Allora, quindi la prima è il dialogo e poi dopo la sua antologia corale, Rime della signora Tullia di Aragona e di diversi a lei. No. E nella seconda metà degli anni 40, fatto attestato da una terzina di una poesia di Benedetto Arrighi, che la poetessa si dedicò invece alla stesura di un poema epico. Arrighi scrisse: «Voi che volgete il vostro alto disio alla chiara virtù, donde si coglie quelle onorate, sacre, sante spoglie, di che va altera e caliope e clio». Negli ultimi tempi è venuta alla luce una lettera datata 21 giugno 1551 in cui Tullia scrive a Margherita d'Austria pregandola di ringraziare a nome suo il cardinale Alessandro Farnese, cognato di Margherita, per una, cito, «pensione fattele avere per abbandonare la vita avventurosa». Cito dalla descrizione fatta dall'archivisto che ha letto l'epistola riassumendola per un catalogo di asta. Purtroppo al momento non sappiamo dove questa lettera autografa, che ancora esisteva nel 1901. Tullia morì nel marzo del 1556 e la sua ultima opera, il poema epico Il Meschino, altrimenti detto Il Guerrino, venne pubblicata postuma a Venezia nell'autunno del 1560 dai fratelli Sessa. Con l'edizione delle rime di Tullia di Enrico Celani nel 1891 e poi nel corso del Novecento, alcuni studiosi cominciavano a dubitare che Tullia fosse l'autrice del Meschino. Un dubbio che successivamente coinvolge anche il suo dialogo. In un articolo pubblicato nel 2018 su RR Roma nel Rinascimento discuto estesamente l'argomento e rispondo ai dubbi avanzati, richiamando l'attenzione soprattutto sulla poesia di Arrighi, con il suo riferimento a Calliope e a Clio, rispettivamente le muse della poesia epica e della storia, e alla lettera a Margherita d'Austria, una lettera che fino a quel momento non era mai stata nominata nella critica. Una pensione offerta dal cardinale Farnese avrebbe permesso a Tullia di trovare il tempo necessario per scrivere un'opera con più di 28.000 versi. Inoltre, oggi vi do una bella notizia in anteprima che riguarda il dedicatario del testo. Dai tempi di Celani, il fatto che il dedicatario, che Luigi Filippi definisce questo oscuro Rinieri, non sia mai stato identificato, ha contribuito ai vari dubbi suscitati sull'autorialità di Tullia. Grazie a Virginia Cox, oggi abbiamo un indizio preciso su chi fosse. Claudio Rinieri era il figlio di Antonio Rinieri, poeta e intronato, di Colle Valdelsa. Nell'edizione bilingue italiano-inglese del poema di Tullia, che io e John McLucas abbiamo completato e che dovrebbe uscire l'anno prossimo, darò ulteriori informazioni su quest'uomo e come avrebbe potuto incrociarsi con Tullia. Ora guardiamo da vicino alcune differenze tra le due versioni del Guerrino, quello in prosa di Andrea di Barberino e quello in ottava rima di Tullia d'Aragona. Ecco i titoli estesi delle opere che si trovano non sul frontespizio, ma al principio di ciascuna opera dove parte la narrazione. La didascalia di Andrea non fornisce il nome dell'autore e infatti manca in parecchi manoscritti o inconaboli della sua opera. Identifica il soprannome che gli dà la matrigna e il luogo di origine dell'eroe, Durazzo, e fa risalire il lignaggio nobile di Guerrino dai reali di Francia. Nomina
cito, tutte e tre le parti del mondo, e poi cita i tre ambiti culturali da cui attinge, quello pagano, il mondo classico e quello cristiano, rappresentati rispettivamente dagli alberi del sole e della luna, dalla Sibilla e dal purgatorio di San Patrizio. Dulcis in fondo, Andrea identifica il motivo principale e narrativamente trainante dell'opera, la ricerca paterna. Come potete immaginare, leggendo questa didascalia, alcune fonti importanti per il testo di Andrea erano la Commedia di Dante, l'anonimo Lettera di Prete Gianni, Le Livre de Merveille du Monde di John Mandeville e anche la Cosmografia di Tolomeo. Il Meschino di Tullio, invece, si dichiara subito testo poetico, fatto in ottava rima, per mano di Tullio d'Aragona. Consapevole ormai della scoperta del nuovo mondo, promette di parlare di quasi tutto il mondo della terra, il circuito della terra. Invoglia il lettore con una serie di argomenti allettanti, tutti rigorosamente presentati con parallelismi, tranne uno, quello bellico, cioè sostantivi con aggettivi. Poi inserisce i luoghi visitati dall'eroe, come in Andrea, ma aggiunge l'inferno e il paradiso. Termina con il topos oraziano di mescolare l'utile con il dilettevole, che Andrea include pure, ma alla fine della sua prefazione. Nel caso di Tullia, l'argomento principale del testo, la ricerca dei genitori o del padre, non è nemmeno nominato. Ora, sono consapevole che questo titolo esteso potrebbe verosimilmente non essere stato composto dall'autrice del testo, ma da un'aggiunta dal tipografo Sessa o del probabile editore Ruscelli. Ma penso in ogni caso che sia utile notare le differenze che ci danno, perché ci danno indizi culturali importanti dell'epoca in cui furono scritti i due testi. Adesso guardiamo le prefazioni, troppo lunghe per essere viste l'una accanto all'altro. Proseguo da quella di Andrea, che racconta: naturalmente parla che sia di consuetudine che gli uomini si dilettano di udire i novelli autori, o, se antichi fossero, non siano suti palesati alla volgar gente, perché cose antiche e non palesate paiono nuove alla mente di coloro che non le hanno più udite. Per questo mi sono dilettato di cercare molte storie e novelle e, avendo piacere di molte storie, trovai questa leggenda che molto mi piacque. Quindi Andrea, motivato dalla ricerca di cose nuove o sconosciute nel volgare che dilettano, basa il suo testo su una leggenda. L'uso del verbo trovare fa presumere al lettore che la storia derivi da un testo precedente. Chiaramente si tratta del topos letterario del testo precedente o in alcuni casi ritrovato, perché il personaggio guerrino e le sue avventure furono un'invenzione pura di Andrea, anche se la genealogia del personaggio ha solide radici cavalleresche. La prefazione di Tullia ai lettori ha inizio con un vero e proprio inno alla lettura, e al piacere che offre, soprattutto per le donne, citando il proemio del Decameron. Come Andrea, utilizza il topos del testo precedente su cui basa la sua trama. Trovai finalmente questo bellissimo libro in lingua spagnola, nel quale si trattano tante e così varie cose, che per certo non so se è altro più giocondo nell'essere suo né sia in alcuna lingua. La dichiarazione di essersi basata su un testo spagnolo potrebbe essere plausibile, considerando che esistevano delle traduzioni in castigliano del testo di Andrea, fatte da Alonso Hernández Alemán e pubblicato nel 1512, 1527 e 1548. Ma Gloria Allaire ha invece ipotizzato che Tullia non sia basato su un testo spagnolo, e questa ipotesi è supportata dal lavoro che abbiamo svolto per la nostra edizione.
A mio avviso ci sarebbero dei motivi storici e anche personali dietro questa affermazione. Prima di tutto, come sappiamo, nel Cinquecento la Spagna esercitava un'egemonia politica e culturale molto significativa nella penisola. Da un punto di vista strettamente letterario, sia Susanna Rosnoy che Guido Sacchi hanno notato che a partire dai primi anni 40 del Cinquecento vari scrittori italiani hanno cominciato a trasporre in poesia testi spagnoli o francesi in prosa. E citano La Madigi di Bernardo Tasso, Gironi il Cortese di Luigi Alamanni e il poema di Tullia. Ma oltre a questi aspetti, Tullia aveva una lunga associazione con gli Strozzi, una famiglia che tradizionalmente appoggiava la Francia, dove avevano diverse operazioni bancarie. Per di più, gli Strozzi parteggiavano per i fuoriusciti fiorentini, che si opponevano al Ducato Mediceo. E Tullia aveva scritto una canzone a favore del cardinale Tournon, che tornava dalla Francia a Roma per il conclave del 1549. Tutti questi aspetti potevano indurre Tullia ad avere voglia, se non bisogno, di controbilanciare la sua immagine a favore della Francia, dichiarando di basare il suo poema su un originale spagnolo. Questa ipotesi diventa ancora più verosimile se pensiamo ai mecenati che ultimamente stava cercando di coltivare, inizialmente Cosimo dei Medici e più tardi Margherita d'Austria, figlia naturale di Carlo V, Giovanna d'Aragona e suo figlio Marcantonio Colonna, tutti della fazione imperiale. Sempre nelle prefazioni guardiamo ciò che dichiarano essere stata la loro motivazione per scrivere. Andrea esprime il desiderio di non sembrare ingrato e poi disquisisce per qualche pagina sul fatto che grazie alla liberalità del pieno arbitrio di cui gli esseri umani sono dotati di Dio, ognuno nel grado suo può venire virtudinoso. Quindi ritiene che non è la fortuna che preclude la strada alla virtù, ma le nostre scelte, in quanto siamo animali razionali. Per tutti questi motivi, onde, io chiamo il nome di Dio e tutte le forze da Lui ordinate nei cieli che mi concedino, non per debita ragione, ma per grazia, di scrivere questa piccola opera di mia mano e con quell'ordine che per me si potrà più di frutto e di diletto. Intorno a 500 anni dopo, Tullia scrive: «Io mi confido di aver procurato al mondo un libro da essergli gratissimo per ogni parte e da potersi leggere con piena dilettazione e utile di ogni sorte di persona onesta e buona. Il che, quando così sia, come io desidero e spero, sarà ufficio vostro, gentilissimi spiriti, di aggredirne solamente la buona intenzione mia e di tutto dar lode a Dio solo, dal quale solo viene ogni bene e da chi solo io riconosco questa gran grazia d'avermi in questa mia età, non ancora soverchiamente matura, ma giovanile e fresca, dato lumi di ridurmi con cuore a Lui e di desiderare e operare quanto posso, che il medesimo facciano tutti gli altri, così uomini come donne». Si nota quindi un'enfasi ancora più accentuata sul ruolo di Dio nella conduzione della vita umana. Certamente sono anni ben diversi da quelli in cui Tullia indirizzò un sonetto a Bernardo Occhino, in cui anche lei elogia il libero arbitrio, il maggior dono che Dio ne dia nella primiera stanza. Conoscendo le prudenze di Tullia, sarebbe lecito supporre che quella poesia fosse probabilmente scritta prima del 1542, quando Occhino fuggì in Svizzera, anche se venne inclusa nella sua antologia corale del 1547. Ma in Italia comincia a soffiare un vento diverso tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 del Cinquecento.
La trasposizione di un testo in prosa ad uno in verso rappresenta ovviamente una differenza intrinseca tra i due testi. L'idea della supremazia della poesia sulla prosa si trova anche nella dedica di Tullia alla sua antologia corale a Eleonora di Toledo. E quindi nel Meschino il suo riferimento alla utilità oraziana proviene da questa operazione letteraria, la trasposizione poetica. Quella cosa, questo è dal Meschino, quella cosa che ei, Boccaccio, non seppe leggere è il verso, il quale non è alcun dubbio che molto più diletta, molto più vagamente si legge, molto più efficacemente fa impressione negli animi nostri e molto più lietamente ci lascia la forma sua nella memoria che le prose non fanno. Ancora con Boccaccio in mente, D'Aragone dice di voler dare da leggere del materiale moralmente edificante, perché riconosce il danno arrecato dalla lettura di argomenti lascivi. Io, dunque, la quale ho avuto nei primi anni miei, ho avuto più notizie del mondo che ora con miglior senno non vorrei aver avuta, e la quale in me stesso, come in altre molte, ha veduto di questo gran danno, sia nei giovanili animi il ragionamento, ma molto più la lezione delle cose lascive e brutte. Ma l'importanza di mantenere il decoro nel parlare, particolarmente per le donne, viene proposto come comportamento fondamentale a prescindere dal resto, quando scrive. Non essendo però cosa nuova che ad una donna per necessità o per altra mala ventura sua sia venuto di cadere in errori del corpo suo, e tuttavia si disconvenga, non men forse a lei che alle altre, l'essere disonesto e sconcia nel parlare o nelle altre cose. Questo aspetto del proprio self-fashioning si allinea perfettamente con le idee di autorappresentazione di Castiglione, idee che si ripropongono fortemente, o che forse non ci hanno mai lasciato, nell'attuale cultura da Facebook o da Instagram. Lasciando il paratesto, consideriamo invece i testi. Prima la voce narrante. Andrea spesso e volentieri fa narrare la storia in prima persona dal suo protagonista, come se, spiega Cursietti, si trattasse di un vero e proprio diario o di un'autobiografia. Per quanto riguarda il testo di Tullia, invece, il narratore racconta sempre in terza persona. Inoltre, la voce narrante del suo testo adopera una pratica che ha dato molto pausa ad alcuni studiosi. Delle volte parla al maschile e altre volte adopera una voce femminile, cioè oscilla tra i generi sessuali. Ovviamente ci sono molti punti del testo in cui il genere della voce narrante è nascosto perché parla al presente o perché le desinenze aggettivali non compaiono. Questa oscillazione rappresenta una strategia da parte dell'autrice che viene rivelata in questa ottava. Mi preme sì l'amore e la pietà di non lasciar questo principio perso, poiché io l'ho fatto, benché siano le strade mal trovate da me del bel dir terzo, che io sono disposta a insanguinare le spade, rompere le lance e mostrarmi converso in uomo ardito, ancor che donna io sia, onde torno a seguir l'istoria mia. Il gioco di genere in quest'ottava è sottile. La narratrice si dichiara donna, ma paradossalmente utilizza l'aggettivo converso al maschile e in posizione di rima, cioè in risalto. Tullia richiama l'attenzione alla sua manipolazione del genere, della voce narrante, per sottolineare l'originalità del suo progetto come scrittrice che opera in un campo tradizionalmente maschile, quello della poesia epica. Alla fine di questo stesso canto, la voce narrante ritorna ad essere maschile nell'ultima ottava. Or, perché stanco son, per poca via non sarà forse il mio partito tristo,
che io vi faccio indugiare di udire il resto nell'altro canto e por fine a questo. Qui il narratore adotta il ruolo del cantinino, cioè colui che declama il poema nella pubblica piazza. Notate che utilizza il verbo udire. Ci sono parecchi altri esempi dove il narratore in chiusura di canto si atteggia da cantinino, un aspetto della voce narrante di Tullia che manca in Andrea, essendo un testo in prosa. L'oscillazione della voce narrante è una strategia adoperata dall'autrice del poema che perdura per tutto l'arco del testo. La volontà di dare lode a Dio solo si manifesta nel poema sia nella forma che nel contenuto. D'Aragona dichiara nel proemio di optare per la via di mezzo, citando testi in ottava rima come il Morganti di Pulci, l'innamoramento di Orlando di Boiardo e l'Orlando furioso di Ariosto, in quanto stilisticamente hanno la facilità e la vaghezza insieme. Per quanto riguarda la lingua, dice di seguire non quella di una sola provincia, ma quella di tutta la nostra Italia, e che comunemente è in bocca a tutte le persone, in bocca alle persone chiare e giudiziose. In altre parole, si distanzia dalle idee della sulla lingua di Bembo e Varchi, quelle che aveva adoperato nei suoi testi precedenti, il dialogo e l'antologia corale. Nel Meschino, D'Aragona si allinea con la lingua cortigiana proposta da Castiglione e da Trissino. È evidente il suo desiderio di voler comunicare in maniera ampia, sia alle donne che agli uomini, tramite un testo piacevole per attirare gli animi verso la, cito, vita onesta, giusta e santa. In quanto al contenuto, la maggioranza delle aggiunte di Tullia sulla religione riguarda l'Islam. Anche se non manca qualche riferimento a dibattiti contemporanei all'interno del cristianesimo. In certi casi si tratta di brevi commenti da parte del narratore, mentre in altri l'autrice fa delle aggiunte al testo piuttosto lunghe, come per esempio delle versioni alternative sulle origini biografiche di Maometto, che vi racconterò tra breve. Dai tempi di Ariosto, i proemi servivano spesso come luogo di insegnamento morale o, nel caso di Tullia, religioso. Rosnoi e Sacchi notano entrambi la natura religiosa dei proemi del Meschino di Tullia, definendola, la prima studiosa, un recupero di una forma arcaica dei cantari prima di Boiardo, oppure, nel caso di Sacchi, un uso, cito, deliberatamente contro la cultura alta, quella classicheggiante delle invocazioni alle muse, dove la novità è posta anche e soprattutto nell'ambito dei contenuti. Questo sarà un poema morale e religioso, utile addirittura dantescamente a indirizzare le anime verso la vita eterna. Fine citazione. Oltre ai proemi religiosi, Tullia inserisce qualche commento critico nei confronti dell'Islam che manca in Andrea. Quando Guerrino visita la tomba di Maometto, sentendo le preghiere dei sacerdoti, dice, cito, «Con voci basse le loro preci cantavano, che i somari, miglior musica, fanno i loro cantari». Tuttavia l'aggiunta religiosa più significativa rispetto al testo di Andrea riguarda la biografia di Maometto. Andrea racconta solo l'agenda diffusa nel Medioevo secondo la quale Maometto fu un cardinale che per la sua mancata elezione a Papa decide di vendicarsi, fondando così una nuova religione. Il narratore di Tullia invece suggerisce altre due versioni, oltre a quella, ma le introduce con il seguente commento. Ma se egli disse questo di Matone, lettore, io ne ho contraria opinione. Penso che l'autor che questo scrisse male informato fosse di tal fatto. E potrebbe essere anche che io fallisse, perché io non fo già di giurarlo patto. Dirò ben che altri in altro modo disse,
è quel che mi ha per farlo noto tratto, e chi è che a chi son la tue storie amiche non tenga perse qui le mie fatiche. Qui la, il narratore adopera il motivo di basare il proprio libro su un testo precedente, un topos molto comune che troviamo non solo in Andrea, ma anche nei testi citati da D'Aragona nel suo Proemia. Questo topos vuol sembrare conferire una certa attendibilità o realismo al testo, permettendo all'autore allo stesso tempo di distanziarsi dal contenuto. Il caso del meschino di Tullia, però, si complica ulteriormente quando si pensa che lei ha davvero basato il suo poema su un testo precedente. E quindi, quando il narratore dice di avere contraria opinione alla versione della sua fonte in prosa, che dirà benché altri in altro modo disse, triplica il livello di separazione tra sé e il testo precedente. Nella prima mini biografia inserita da Tullia, Maometto viene rappresentato come un mandriano di cammelli, affetto da un male descritto come l'epilessia. Questa aggiunta, lunga 7 ottave, deriva probabilmente dal libro di John Mandeville, un testo scritto in provenzale a metà del 300, ma che aveva una larghissima diffusione attraverso varie traduzioni nei secoli successivi. Due elementi aiutano a identificare questo testo come la fonte di D'Aragona. Il primo, che l'ingresso alla cappella di un eremita nel deserto di Egitto si allarga per far passare Maometto. E secondo, il fatto che più tardi Maometto diventò il governatore della città di Corondaria. In un'edizione veneziana del libro di Mandeville, che risale a 1534, si legge: arrivò con mercanti in Egitto e allora era dei cristiani nei deserti di Arabia e era lì una cappella dove uno era eremita. E quando Maometto entrò in questa cappella, l'uscio del quale era piccolo e basso per l'entrata di Maometto venne grande e largo a modo dell'entrata di uno grande palazzo. Il brano, in corrispondenza del testo meschino tulliano, non ve lo leggo perché è troppo lungo, però vedete lì la parte del una piccola porta all'entrare di Macone fu allargata. Questo è quanto d'indizio se ne cava, benché per confermare queste ragioni possono adurne magri testimoni. Sono le parti che vedete in grassetto. Nell'ottava seguente il narratore racconta che Maometto alfin fu poi governatore dove di Corondaria aveva l'impero. L'espressione magri testimoni a cui il narratore fa riferimento risulta plausibile, perché nessun'altra fonte sulla vita di Maometto contiene questi dettagli, o almeno nessuno che abbia potuto trovare io, oltre al testo di Mandeville, che è anche l'unico in cui si trova il nome della città, Corondaria, dove Maometto incontrò la prima moglie. La seconda mini biografia della vita di Maometto viene introdotta dalla seguente ottava. Ma per narrare le più chiare ragioni e per serrare il passo ai morsi crudi di quelli che coi denti e coi unghioni cercano laniare i cristiani studi, dirò quel che da veri testimoni traggo, senza più che altro indarno sudi, a cercare di Macone l'origine vera, che fu del centro un'orribile chimera. Anche la seconda versione consiste di 7 ottave, ma questa volta Maometto viene descritto come orfano di padre, come orfano, in quanto il padre muore prima della sua nascita e la madre quando aveva 2 anni.
Allevato da una nutrice fino all'età di 16 anni, lascia poi la città di Mecca, allora, perché aveva 9 zii che gli erano ostili. Grazie al matrimonio con una ricca vedova, comincia ad affermarsi predicando una nuova fede, riesce ad imporla grazie ai, cito, 7 capitani suoi seguaci. Fine citazione. Di nuovo, il dettaglio dei 7 capitani che lo seguono è l'indizio che aiuta a rivelare la fonte, i veri testimoni, nelle parole di Tullia, perché non è presente nei testi più conosciuti sulla vita di Maometto all'epoca. Non si trova nell'Alcorano pubblicato da Andrea Rivabene nel 1547, nei costumi e i modi particolari della vita dei turchi di Luigi Bassano del 45, né nella traduzione di Ludovico Domenichi del De origine urbis veneziarum di Bernardo Giustinian del 1545. A quanto pare, il testo adoperato per queste ottave era l'opera chiamata Confusione della setta macometana di Juan Andrés, un morisco convertito che scrisse questo testo in castigliano e lo pubblicò a Siviglia nel 1515. La prima traduzione in italiano comparve nel 1537 per mano di Domingo di Gastelu, un basco che servì come segretario all'ambasciatore imperiale a Venezia, Lope di Soria, e venne ripubblicato più volte negli anni 40, nel 1540, 41, 45, 43, ho saltato, scusate. Un testo scritto da un convertito può essere ben descritto come un vero testimone contro quelli che cercano lagnare i cristiani studi. L'ultimo esempio di difformità religiosa che vorrei farvi vedere oggi, ma ce ne sono diversi altri, riguarda la morte del protagonista. Come nel testo di Andrea, morta Antinisca, Guerrino, nonostante abbia 2 piccoli figli maschi da allevare, decide di ritirarsi dal mondo e farsi eremita. In entrambi i testi, dopo aver messo in ordine i suoi affari, muore improvvisamente. Ma Tullia inserisce un dettaglio che diverge non solo dal testo di Andrea, ma forse anche dall'ortodossia cristiana. Una volta morto, il popolo vede il suo spirito salire al cielo, cioè Guerrino viene assunto. Quindi, quando egli volse il cilicio pigliar, divenne infermo, è morto il benvissuto spirito, sciolse per un man corso dal corporeo velo e il vide il popolo tutto andare in cielo. Si riconoscono chiaramente lo sfondo filosofico neoplatonico e il linguaggio petrarchesco di quest'ottava? Ciò che mi dà pausa è l'assunzione ambiguamente riscritto con quel il, che potrebbe rappresentare sia lo spirito, cioè l'anima, che il corporeo velo, il corpo. Ma se voi doveste avere idee diverse, sarei molto contento di sentirle. In ogni caso, trovo questa aggiunta di Tullia un po' azzardata per il nostro Guerrino. Lo metti sullo stesso piano della Vergine, la cui assunzione viene rappresentata in numerosi quadri del Rinascimento italiano. Ma non penso che lei sia il modello qui, perché non c'è un legame tra i ruoli delle due figure. Penso invece ad altri personaggi che vengono assunti direttamente in cielo, Enoch e Elia, raffigurati meno spesso dalla Vergine, ma presenti nel poema di Tullia. Sono loro che accolgono Guerrino nel paradiso terrestre quando torna dal viaggio negli inferi, e poi lo accompagnano verso l'ingresso del paradiso, dove non può entrare. Enoch e Elia sono entrambi esempi di cristiani fedeli e devoti, e nel caso di Elia la sua assunzione viene anche vista da un testimone, Eliseo. Onestamente trovo l'assunzione in cielo di Guerrino alla fine del poema un po' audace.
Ma non so se potrebbe essere considerata addirittura eretica, sacrilega o semplicemente poco ortodossa. Nel gennaio del 1560, l'inquisitore generale di Venezia, il frate Bonaventura Farinerio, firmò la fede di stampa in cui dichiara: avendo e discorso e fatto vedere e discorrere con diligenza il libro intitolato Il Guerin, altrimenti Il Meschin, tradotto dalla prosa e composto in ottava rima dalla signora Tullia d'Aragona, e non trovandosi in quello cosa che sia contro la religione cristiana, né contro principi, né stati, né buoni costumi, gli concedemo licenza che possa essere stampato. Ma erano anni, dal punto di vista religioso, di cambiamenti repentini, dibattiti feroci e perfino, in alcuni casi, processi mortali. E ciò che poteva essere considerato accettabile nel 1560 non lo fu più qualche decennio successivo. Cursietti infatti nota che nelle edizioni a stampa dopo il 1595 interi episodi del romanzo di Andrea, come la discesa nel purgatorio di San Patrizio o le origini di Maometto, erano espunti, mentre il nome della Sibilla veniva sostituito con quello di Alcina. Lo studio delle trasformazioni introdotte da Tullia nel suo poema, composto più di un secolo dopo la sua fonte, offre un esempio interessante e pertinente dell'impatto dei mutamenti religiosi sulla produzione letteraria di metà Cinquecento. In conclusione, il poema epico o eroico di Tullia d'Aragona è il primo testo pubblicato nella tradizione letteraria occidentale scritto da una donna, e fa da precursore ad altri poemi di donne che scrivono dopo di lei. Penso ai 13 canti di Floridoro di Moderata Fonte dal 1581, il Florio di Francesca Turina Buffalini dal 1595, l'Enrico, ovvero Bisanzio Acquistato, di Lucrezia Marinella del 1600, e la Skanderbeide di Margherita Sarocchi, prima edizione del 1606, seconda del 1623. Tuttavia, oltre al ruolo fondamentale che svolge nella tradizione letteraria di scritture di donne, il poema di Tullia d'Aragona occupa una posizione importante nello sviluppo dell'epica italiana, che cambia a causa delle controversie e delle guerre religiose del Cinquecento, sia con l'Europa del Nord che con l'Impero Ottomano. Il Meschino tulliano prefigura diversi cambiamenti nel genere dell'epica intorno a metà del Cinquecento, cioè un poema con un protagonista unico che mantiene l'unità di azione senza le digressioni e l'entrelacement così tipici di alcuni suoi precursori. Un eroe che viaggia lontano e fonda anche una nuova nazione cristiana nella ricerca della propria identità. Per questi motivi merita maggiore attenzione da parte dei studiosi e spero di contribuire in questo senso con l'edizione bilingue che io e John McCrupis stiamo per pubblicare. Grazie. Grazie Giulia, grazie per averci portato dentro questa storia letteraria, appunto, questo rapporto con le fonti soprattutto. E adesso abbiamo tempo per una discussione, per domande, curiosità, interventi, quindi cedo la parola a chi vorrà farsi avanti. Allora, ecco, c'è già una domanda da parte di una persona che... visione schermo. Possiamo tornare alla morte di Guerrin? Come no? Sì, prego. Sì, no, no, la... So, sì. Ecco, secondo me qui si parla soltanto dell'anima e non c'è niente né eretica né sacrilega, perché per esempio nel
nella vita dei Santi Padri di Domenico Cavalca, che ha tradotto la vita di San Paolo I Eremita. Quando arriva Sant'Antonio Abate, vede l'anima salire in cielo. E dunque è un topos nei testi agiografici. Questo ti ringrazio, ma Guerrino non è un santo, no? Per questo è la sua natura di... L'anima andare al cielo non è rispetto ai santi. Tutti i cristiani che dopo la morte vanno al cielo, le anime vanno al cielo. Dunque la cosa audace forse è di presentare Guerrino come una persona che va dopo la morte, che sale direttamente al cielo. Questo trovo audace, senza andare al purgatorio, ecco. Forse perché già ha dato al purgatorio di Sant'Aprizio. Giusto, ok, interessante questo. Ma il fatto che ci sono testimoni? Non ho capito. Nel senso che qui ci sono testimoni, lo vedi tutto il popolo, no? Negli esempi che mi hai portato prima c'erano... Sì. Quello della vita di San Paolo I Eremita c'è solo Sant'Antonio, perché siamo nel deserto egiziano. Uh-huh. Era da solo. Però è un topos che alcune persone vedono l'anima di una persona salire al cielo. Ok. Poi ti scrivo. Okay. Grazie. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda. Dunque, io sempre trattenendomi su questo passo, proprio del tutto, immagino una nota pedante, ma d'altra parte questo... Beh, questo è il luogo predetto. No, luogo forse no, diciamo io questo faccio. Ecco. Ma io forse ti consiglierei semplicemente di togliere il punto dopo velo e di mettere una virgola. Ah, sì, sai, giusto, perché... questo è un errore. Sì, perché io credo che si riferisca allo spirito e così diventa... Ok. Chiaro, questo non inficia nulla del tuo discorso, ecco, il fatto che il punto chiave qui è il fatto che diventa uno spettacolo questa salita, uh-huh. Che lo vede addirittura tutto il popolo. E quindi sarei abbastanza sicuro che si riferisce allo spirito. E rimane appunto il fatto che assuma la... che appunto così si capisce meglio, secondo me, se si mette una virgola, si prosegue la frase, come proprio fatto prosegue, e appunto resta il fatto che diventa un evento a cui assiste addirittura tutto il popolo. Okay. Bene, adesso se posso inserirmi, diciamo così, in Bene, questa non discussione. Non ci siamo a bozze, quindi grazie, siamo a E vediamo se c'è qualche altro intervento, altrimenti avevo ancora io non conosco il nome, quindi mi scuso, ma mi avevi accennato. Prego. Ah, sono Manu Radhakrishna. Ah, perfetto, benvenuto. Grazie. Prego. Allora, sto pensando alla salita dell'anima di un defunto osservata da una turba, diciamo. E penso, però va indagato un po', se non sbaglio, nei quadri bizantini, e particolarmente che sono questa iconografia è arrivata tramite la Creta a Venezia e poi in Italia, la morte, per esempio, di uno stilita, si vede l'anima e c'è sempre una folla di persone che la circonda. Dunque, penso che questo sia una cosa da indagare. Ok, grazie. No, ma sì, guarda, in realtà sempre appunto la ringrazio, intervengo a margine suo. E ora insomma dovrei, non so se possono recuperare, ma anch'io negli occhi, diciamo in ambito ovviamente occidentale, quadri di età moderna, però forse c'è anche qualcosa di medievale, di transiti, di santi però direi, in cui appunto il santo, c'è il corpo del santo morente e l'anima che sale e ha intorno i discepoli, i confratelli, comunque insomma una folla di gente che bisognerebbe guardare nel quadro, vedere se sono più attenti al corpo o all'anima che va verso il cielo. Questo io non te lo so dire, però insomma lavorando sul versante iconografico, secondo me verrebbe, forse sì. C'è anche materia per scrivere un articolo su quello che è di sicuro è così.
Con Enochemia ci sono appunto folle di persone sotto in fondo al quadro. Ma sai, il primo esempio è quello del transito della Vergine, no? Di, uh-huh. appunto, forse il motivo più diffuso, insomma, la figurazione più diffusa di questo tema. E lì ci sono gli apostoli e appunto la Vergine in cielo con Cristo, però insomma appunto è la Vergine, quindi fa la storia sì. Però insomma anche negli occhi appunto figure meno blasonate che appunto sono rappresentate sostanzialmente nella stessa situazione, cioè loro distesi, morenti, discepoli intorno, l'anima in una mandorla, in un cerchio di luce, o addirittura da qualcuno certe volte viene portata. Ora appunto vediamo viva, insomma penso che chi, anche girando per i musei, insomma, sì. chi ormai ci gira da decenni avrà negli occhi questo tipo di raffigurazioni. E è la Vergine, sì, è vero, poi c'è quella, entriamo nella questione teologica, sì, certo, ma infatti la Vergine la terrei fuori da questo discorso, ecco, parlerei più di santi, lasciamola a parte, sì. E Pietro Petteruti. Due suggestioni. Uno, ho visto che a un certo punto chiaramente c'era una presa di posizione a favore di una lingua comune. Quanto questo aspetto è stato da voi indagato nel commentare il testo? Se vi ha fornito degli spunti, se diciamo il testo è stato oggetto anche di un'analisi linguistica, diciamo. E l'altro aspetto che mi ha incuriosito era anche il fatto che tu dicevi Tullia è la prima a scrivere un poema. Se questa piccola storia, insomma, fatta di poche rappresentanti, se in qualche modo gli anelli, i personaggi di questa piccola storia sono in qualche modo in rapporto tra di loro, se diciamo il rappresentante successivo dialoga con quello precedente. Ah, ho capito. No. No, dal punto di vista sono tutti testi completamente diversi tra di loro. Per quanto riguarda la presa di posizione linguistica, questa è una sua dichiarazione nella prefazione, quindi tu mi stai dicendo come suggerimento che noi andiamo a indagare se davvero questo l'ha fatto. Ecco, questa è una bella cosa che non faremo per queste edizioni, ma per un altro articolo. Perché sai, a partire dal Cortegiano di Castiglione, un conto è dire che si è favorevole a una lingua comune, certo. E altro è poi utilizzarla. Sì, insomma, sì, perché... sì, sì, sì. No, ma che poi lei però, insomma, aveva notoriamente una lingua toscana in ogni caso, perché... No, infatti, devo essere sincero, mi ha sorpreso quella presa di posizione, insomma, poi appunto in un luogo eminente, insomma, visibile. Quindi chiedevo appunto se era stato oggetto di... Credo che faccia parte anche della sua voglia di differenziarsi dalla Tullia precedente, no? Sì, questo senz'altro. Grazie comunque. Grazie. Per tornare all'immagine della dichiarazione, questa dichiarazione perché era interessante quello che diceva sulla lingua, devo dire altro. No, non mi sento. Ah, ok. Si sente poi. Eccolo. Dicevo, era interessante tornare alla dichiarazione di Tullia d'Aragona ai lettori, perché mi piaceva sottolineare non solo quello che diceva Pietro, ma anche il fatto, se ci vedo bene perché è distante, che comunemente invoca le persone, parla di nostra lingua, di nostra Italia, che comunemente invoca delle persone chiare e giudiciose. Era interessante, mi piaceva sapere come commenti o se puoi commentare questi due aggettivi che sono... Sì, lei dopo c'è un'altra frase in cui continua con questo, in quanto dice pure di aver dato il suo testo a persone di questo tipo per fare una revisione linguistica, però non le nomina. Ho capito, quindi insomma resta in ogni caso sullo sfondo, non è precisato. Era letto comunque, sì. Una coppia di aggettivi interessanti rispetto alla lingua, grazie. Sì. Vediamo se ci sono altri interventi. Sì, prego.
grazie di tutto. Sono curiosa di sentire qualche parola in più sulla figura del cantarino, perché all'inizio Tullia si distingue per aver scelto un ruolo, se ho capito bene, diciamo maschile per la voce narrante del poema, e presuppongo che non ci fossero state delle vere donne cantarine e quindi che si tratta di una performance al maschile. Ma cosa hai scoperto su com'è questo personaggio di cantarino nel poema? Ma è più che altro quasi una formula in fondo al canto, per cambiare da una parte all'altra, che era anche molto comune, veniva usato anche nei romanzi cavallereschi, insomma, prima di Boiardo. Quello che fa lei, che è interessante, è il fatto che oscilla tra i generi. Delle volte parla al maschile, delle volte parla al femminile. Quindi erei una cosa rimarcato in tutto il testo, che varia, quindi non è tipo solo nella prima parte del testo o solo nell'ultima parte. E alcune persone l'hanno usato questo aspetto per dire addirittura che appunto non era una donna che l'ha scritto quest'opera, perché fa questo cambiamento. Ma è un'assunzione della voce narrante, del canterino, che è abbastanza comune poi in questi testi. Credo che, come non ho mai sentito parlare comunque di canterine donne, questo no. Non so se qualcun altro qui. Sì, sì, ha chiesto una domanda e un'osservazione. La domanda è questa: del libro spagnolo. Vedo lei si chiama Tullia d'Aragona. Dove viene questo nome spagnolo? Allora, lei sarebbe la figlia, insomma, dalla tradizione, da un'ecloga di Gerolamo Muzio, okay. Viene nominata come la figlia di un cardinale. Ora, si è quasi sempre pensato che questo cardinale fosse Luigi d'Aragona, figlio illegittimo di Ferrante. C'è un altro cardinale senese in Lizza. E questa è una cosa su cui sto un po' indagando, perché c'erano i piccolomini d'Aragona e lei aveva un lunghissimo rapporto con i piccolomini, tra cui anche Enea Piccolomini è stato un garante per la sua dote quando era ragazza. E quindi non viene mai nominato quale cardinale d'Aragona era, quindi non... Da sempre si è detto Luigi d'Aragona, non so se invece potrebbe essere un piccolomini d'Aragona, è una cosa su cui sto ancora un po' indagando. E l'osservazione è questa: la recezione del testo del Purgatorio di San Patrizio in Italia è una cosa che io trovo veramente molto molto interessante, perché ci sono almeno 7 volgarizzamenti medievali di questo testo latino, ma io, cercando manoscritti latini di questo testo, non ho trovato tanto in Italia. Dunque, il fatto che sono stati espunti questi passi dalle edizioni successive nel Cinquecento, io trovo veramente molto, molto interessante, però ne parleremo. Sì, potrebbe spiegare perché mancano questi manoscritti, perché sono stati secondo me c'è stata una censura, perché sì, io non capisco, esatto, come mai 7 volgarizzamenti. E poi in questo testo anche chi entra nel Purgatorio di San Patrizio e sopravvive per 24 ore e poi torna, mantenendo ovviamente la fede, non deve andare al Purgatorio. Dunque, uscito dal Purgatorio di San Patrizio, il guerin meschino fa varie avventure, no? Sì. E poi finalmente, quando muore, si vede l'anima salire al cielo senza andare in purgatorio, che c'era già primo stato. 400, sì, sì, e questo va notato. Interessante questo, sì. Grazie. E ho il testo latino, un PDF del testo latino del purgatorio, che va letto, secondo me. Ok, bene, sì. Bene, ti scrivo. Oggi è San Patrizio. Ah già, è vero.
Ma Giulia lo sapeva, perciò ha voluto la conferenza oggi. Mi vestiva in verde stasera. Allora, c'è una domanda. Sì, Elisabetta Pedecchi. Giusto un'osservazione sullo switch, diciamo, dal genere femminile al genere maschile nella narrazione poetica. La mia osservazione riguarda le rime degli Arcadi. Nelle rime degli Arcadi vanno a finire dei sonetti di Elisabetta Girolami Ambra, che in Arcadia fu Idalba Corinetea, e in questi sonetti, che sono un argomento epico, appunto, in realtà si parla di sé come fosse un uomo, quindi usa il genere maschile, giusto come osservazione a margine di quanto abbiamo detto. Sì, sì. Ma il ventriloquio solo in una voce è una cosa che è molto comune, no? A parte nel mondo classico di uomini che adoperano la voce, di donne, che sia anche donne che parlano solo come uomini. Qui il fatto diverso è l'oscillazione, e questo per me è il punto. Ma pure questa oscilla, se non ricordo male. Cioè, ah sì? Sì, ok. Per quello lo segnalava, credo, sì. Beh, ok, grazie. Sì. Poi c'è da dire che forse almeno una percentuale delle oscillazioni è dovuto anche a esigenze di rima, molto probabilmente, in alcuni contesti. Nel senso che c'è un margine di libertà maggiore in forme di scrittura come queste, o comunque meno vincoli rispetto ad altre forme, ad altri stili. Quindi secondo me può esserci anche un aspetto di questo tipo, insomma. Sì, no, infatti questo l'ho analizzato, se è in rima o non in rima, che fa differenza, certo. Vabbè, solo questo. Allora, vediamo se ci sono altri interventi. Altrimenti voglio chiederti una cosa io. Sì, per ora sembra nulla. Senti, io sono stato molto interessato a tutto, ma insomma in particolare a questa parte sui testimoni, che mi sembra insomma una cosa importante del suo discorso, ma forse pure dell'opera, cioè questo sottolineare più volte il fatto che quello che racconta è vero, che ci sono pochi insomma, i testimoni sono magri. Magri testimoni, sì. Come sai, sappiamo tutti, insomma, era il grande cruccio dei cronisti del medievali, no? Cioè garantire che quello che raccontavano era vero per via di qualche forma di testimonianza, per lo più perché loro avevano visto di persona. Poi però questa diventa una... è un criterio storiografico, cioè quando poi si passa alla storiografia umanistica e contemporaneamente alla filologia umanistica, diventa il problema della fides dello storico, come garantirlo. E lei effettivamente scrive un'ottava, questa che ci hai fatto leggere, la slide 25, che è un'ottava metodologica di fatto, è davvero interessante, insomma, fa capire una maturità anche di approccio storiografico notevole da parte sua. Ecco, io spero che la valorizzi. Tra l'altro, qui pure ti volevo segnalare che forse il penultimo verso, quello che è un verbo, è la slide 25. Il penultimo verso, io direi che questo è tratto. È cacchi sono l'altro storia amica, cioè quella è una forma verbale, direi. Ma appunto, al di là di questo, insomma, questa è un'ottava straordinaria dal punto di vista strettamente storiografico. Appunto, ti volevo chiedere, ma sono gli unici punti in cui lei si pone il problema delle fonti? E se lo pone altrove, cioè nelle lettere, nelle poesie, cioè questo problema della fides, come l'avrebbero definita gli umanisti. Emerge sì. Solo in questi passi? Sì, ma emerge anche da altre parti, sempre nel poema, ma non negli altri testi, che sono di natura completamente diversa, appunto. E chiedevo nelle lettere, anche se appunto io non so di che natura sì, sia. Sì, le lettere ce ne sono solo parla poche. Del suo lavoro. No, parla, sono più lettere di parto, ti mando queste due tortore, poi ci vediamo dopo. Insomma, sono lettere...
non familiari, insomma, lettere così di convenienza tra persone che conosce, a Varchi e poi un altro a un uomo, il braccio destro di Filippo Strozzi. Appunto, perché se il riferimento a una fonte è topico, ci dicevi tu stessa, no? Nella poesia cavalleresca. E, insomma, ecco, lei invece sembra andare oltre la topica. D'altra parte il tuo discorso lo dimostra. C'è una prova di maturità storiografica notevole per il genere. Considera che appunto poi questa è una cosa che arriva fino a Giovan Battista Casti. Prego. Ah, non sentite, sì, scusate, mi sono allontanato dal microfono. E, no, appunto, come ci ha detto Giulia, è un topos della letteratura cavalleresca che lei e voi conoscete meglio di me, che non me ne sono mai occupato. Io so solo che arriva fino a Giovan Battista Casti, che appunto scrive Gli animali parlanti, dicendo che si è basato sul poema di Gianfico. Mi sta riscrivendo questo poema di Gianfico, che ovviamente non esiste. E, però ecco, lei qui, al di là del topos, sembra avere un approccio appunto che è quello che io insomma ricordo nella storiografia umanistica, ecco, alla valutazione delle fonti. E questa ottava in particolare, insomma, è un'ottava di una persona che si pone dei problemi metodologici notevoli, ecco, per un ambito come questo, mia impressione. Sì, questo appunto cercavo di mettere l'enfasi sull'aspetto, il momento storico in cui stava scrivendo, era ben diverso da quello che scriveva Andrea. Sì, mi dà uno spessore particolare. Certo. Va bene, grazie. Allora, vediamo se c'è qualche altro intervento. Sembra di no. E va bene, allora possiamo chiudere, anche perché insomma tra poco dovremo uscire, quindi io ringrazio di nuovo Giulia per questa bellissima relazione, la aspettiamo come articolo per gli Archi e Memoria dell'Arcadia, quindi siamo particolarmente felici, e ringrazio tutti voi per essere stati qui così numerosi e aver partecipato fino a quest'ora. Vi ricordo che lunedì ci sarà un'iniziativa dell'Arcadia per la giornata mondiale della poesia, quindi saremo di nuovo qui lunedì pomeriggio con Valerio Sanzotta, con Massimiliano Malavasi e con altri ospiti, e sarà un pomeriggio di lettura e tenui commenti adatti alla giornata, diciamo, dei primi volumi delle Rime degli Arcadi. Ci saranno degli attori che leggeranno, ci saranno anche delle parti musicali, quindi insomma vi segnalo questa nostra iniziativa per la giornata mondiale della poesia. Prego. Alle 15, sì, a partire dalle 15, sì, scusate. Ma comunque, insomma, chi di voi non è nella nostra mailing list è pregato di lasciarci l'indirizzo mail, così insomma lo inseriamo e sarà informato delle nostre attività, oppure potete seguirci su Instagram, dove pure mettiamo appunto le nostre iniziative. Va bene, quindi non mi resta che ringraziarvi e augurare a tutti una buona serata e arrivederci a presto.